Scarpe con suole di vento, siamo di nuovo a trattare argomenti di varia natura, ma quest'oggi ci spostiamo direttamente, ci lasciamo trasportare dal vento e andiamo al di là dell'oceano, dove mi aspetta un ospite graditissimo. Quest'oggi è collegato da Salvador in Brasile, il console italiano dottor Andrea Garzera. Buonasera, dottor Garzera, ben arrivato. Buonasera Bruno, grazie dell'invito e una piccola precisazione, sono console onorario. Benissimo, allora, Per farmelo io. grazie al console onorario di aver accettato il mio invito. Voglio ricordare brevemente che la sua nomina è dal 2018, ma in realtà la sua attività imprenditoriale e la conoscenza del paese brasiliano si estende oramai da moltissimi anni. Questo la fa sicuramente un referente di qualità, di competenza e soprattutto un eccellente testimone un po' di quello che sta accadendo. Allora, io vorrei partire con questa conversazione riferendomi a quello che sta accadendo un po' in Brasile nelle ultime settimane. Noi abbiamo qui in Italia notizie di un Brasile in sofferenza per il coronavirus. Ci siamo passati anche noi, molti altri paesi del mondo sono stati messi in ginocchio, però in questo momento sembra che sia sbarcato pesantemente anche appunto nel Sud America. Da queste informazioni che però noi rileviamo, è un po' un bombardamento costante, io percepisco forse che ci sia una voce un po' monolitica. E siccome in questi approfondimenti cerco sempre, attraverso anche la mia redazione, di ascoltare e di vedere un po' anche l'altra faccia della medaglia, mi sembra un po' strano che non ci siano mai delle reazioni o qualche voce che magari porti un po' a vedere una parte della visione in maniera diversa. Quindi le chiedo cortesemente, partiamo a parlare di Covid. Qual è la situazione sanitaria in questo momento in Brasile? Allora, io ne ero già a conoscenza che in Italia le informazioni che sono state trasmesse sono molto serie, per non dire drammatiche, perché ricevo telefonate e comunicazioni quasi tutti i giorni di conoscenti o di amici chiedendomi se la situazione è davvero così critica. Allora, stiamo affrontando il problema, un problema molto serio. E però per entrare un po' nel merito della crisi Covid, secondo me bisogna partire da tre premesse sulla sanità brasiliana. La prima è che noi abbiamo una sanità mista a differenza dell'Italia. Abbiamo 40 milioni di abitanti e circa il 20% della popolazione che ha diritto a un uso illimitato di una rete di sanità privata attraverso le assicurazioni. E questa sanità privata è estremamente all'avanguardia. È un riferimento oggi non solo a livello di Sud America, ma forse a livello mondiale. 160 milioni di abitanti, quindi l'altro 80%, gode di un servizio sanitario pubblico, il cosiddetto SUS, servizio per la popolazione più carente. Entrambi si sono organizzati per fronteggiare l'emergenza, forse grazie anche alle esperienze che abbiamo trasmesso in anticipo in Europa. E quindi il pubblico ha avuto modo di creare dei nuovi ospedali d'emergenza ed oggi già super attrezzati. Il privato era già attrezzato, basta considerare che solamente lo Stato di San Paolo, che è lo Stato più ricco del Brasile, ha più disponibilità di letti di terapia intensiva di tutta l'Italia. Anche a livello proporzionale, sommando il pubblico e il privato, i letti di terapia intensiva sono molto superiori, considerando poi il vantaggio climatico e il bonus demografico, no? Per il fatto che troviamo una popolazione molto più giovane, noi riteniamo che si riesca ad affrontare e superare la crisi, malgrado il momento estremamente critico. Un altro aspetto importante però, Bruno, è il fatto che il governo attuale è un governo di forte rottura rispetto al passato. È un governo di destra, un governo liberale, e che sta andando a controtendenza rispetto agli ultimi 20 anni, di governi di sinistra.
E quindi è normale, giusto, e vuol dire che la democrazia funziona. C'è una forte opposizione a questo presidente da parte degli sconfitti delle elezioni scorse. Quindi la politica, i media e anche tutta, secondo me, il corpo culturale brasiliano è contrario a Bolsonaro e si fa sentire giustamente, dimostrando la propria contrarietà. E questo mi insegna politicamente molte volte ha delle ricadute anche mediatiche poi su tutto quello che è il contesto generale che segue un po' l'onda politica della tendenza. Si può dire quindi... Sì. La interrompo perché bisogna anche precisare giustamente che il presidente ha dimostrato molte volte dei problemi di comunicazione, diciamo non è proprio il suo forte. E quindi lui sin dall'inizio si è dimostrato scettico nei confronti dei protocolli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, soprattutto per quanto riguarda il lockdown totale, che per lui non è percorribile per il fatto che le popolazioni di periferia delle grandi città, le cosiddette favelas, non avrebbero i mezzi per poter affrontare un lockdown. E questo purtroppo, secondo me, non l'ha comunicato in maniera molto precisa e quindi ha lasciato adito a qualche critica. Ma, sì, poi i media ci mettono anche del loro poi nell'edulcorare un po' quelle che sono le linee politiche generali e quindi vanno un po' ad assecondare quello che è la tendenza dell'opinione pubblica. A proposito di lockdown, in questo momento voi come siete messi? Siete ancora quindi parzialmente in lockdown oppure è fuori libera tutti? Bisogna anche qui distinguere perché la nostra Corte Suprema, il Tribunale Costituzionale di Brasilia, ha determinato che i governi degli stati, singoli stati, che sarebbero come se fossero le regioni in Italia, e come le singoli municipi, che qui si chiamano prefetture, hanno la possibilità, la facoltà di agire liberamente e quindi non c'è una politica e una comunicazione unitaria ed omogenea. Certi stati adottano lockdown, certi stati sono nella fase 1, certi stati non hanno adottato lockdown e certi municipi all'interno dello stesso stato hanno la facoltà. Il governo centrale, il governo federale dell'attuale presidente ha dovuto finanziare, diciamo, i vari governi e i vari municipi per fronteggiare la crisi, ma poi singolarmente ogni governatore e ogni sindaco ha potuto decidere la propria strategia. Bene, grazie di questo chiarimento perché ci aiuta molto a capire effettivamente determinate situazioni che quando vengono dette e trasmesse ai telegiornali o ad altro danno invece una visione un po' diversa. Torniamo a Bolsonaro un momento, Console. Bolsonaro è stato eletto e quindi si è insediato dal gennaio 2019 e soprattutto ha recepito il paese determinati cambiamenti. L'abbiamo letto, l'abbiamo anche visto. Ci vuole dire quali settori hanno soprattutto beneficiato di questi cambiamenti della presidenza Bolsonaro? Ah, io penso che Bolsonaro abbia dedicato il primo anno per soprattutto presentare e poi a far approvare le riforme sostanzialmente. Ha presentato la riforma come la nostra riforma delle pensioni ed è riuscito a farla approvare e questo ha messo al sicuro i prossimi 10 anni probabilmente di budget statale. Avevamo lo stesso problema che ha dovuto affrontare il governo italiano un po' di anni fa. Quest'anno si stava preparando per il rilancio dell'economia in generale, avendo un po' i numeri a posto, l'inflazione sotto controllo, la diminuzione della disoccupazione, un fattore importante è stata anche la diminuzione della criminalità, come mi sembra con il 20 o il 22% in meno di omicidi rispetto all'anno precedente. Il Brasile purtroppo soffriva di quasi 60.000 morti assassinati all'anno, oggi siamo sulla fascia di 45.000. E ci si aspettava adesso una nuova riforma, quella delle tasse, è una riforma tributaria che però praticamente è stata sospesa a causa del Covid e speriamo venga presentata per fine anno.
Ringrazio, ha in maniera esaustiva dato anche una luce sulla domanda successiva che avrei voluto farle per capire esattamente come stava in questo momento il Paese. C'è un argomento, e mi aiuto un attimo con delle dichiarazioni, uno dei temi più caldi nel corso di questo inizio di presidenza e soprattutto molto discusso anche in tutto il mondo, sempre a causa delle notizie che comunque ci mandano, è quello dell'ambiente. Delle agenzie di stampa parlano di 3.700 chilometri quadrati di deforestazione amazzonica. Bolsonaro però a queste agenzie, queste fake news, ha risposto così. Dice: io credo alla realtà e la realtà mi dice che se tutti i dati sulla deforestazione fossero veri, l'Amazzonia non esisterebbe più. Invece esiste ed è perfettamente in salute. Allora, io le chiedo, in questo caso come negli altri casi, noi non siamo qui per giudicare Bolsonaro e la sua presidenza, ma soprattutto capire un po' le voci dei brasiliani e lo stato di salute del paese. A tale riguardo, i brasiliani su questo fattore, su questo problema dell'Amazzonia, che cosa dicono? Come la pensano? Beh, guardi Bruno, non so se tutti i brasiliani siano così sensibili e così coscienti sulla difesa dell'ambiente in generale da parte del proprio governo, però penso che il Brasile non abbia nulla da imparare da nessuno e le spiego anche perché. L'organo ambientale, lo statuto ambientale brasiliano prevede che in tutte le proprietà agricole private il 20% venga mantenuto incolto a salvaguardia proprio della natura. Le faccio un esempio: se lei avesse un'azienda agricola nella Toscana per fare il Chianti di 10 ettari, lei dovrebbe preservare 2 ettari totalmente incolti dove non può entrare neanche con un trattore, con un mezzo meccanico, proprio per... In Amazzonia, e dopo quindi entriamo nell'argomento specifico, che è di dimensioni continentali, mi sembra sia 14 volte la dimensione dell'Italia, anche se ci vive solo il 10% della popolazione brasiliana, lì lo statuto, il regolamento agricolo, prevede addirittura l'inverso. Su un'azienda agricola è possibile esplorarne dal punto di vista agricolo solamente il 20% del territorio, l'altro 80% deve rimanere incolto. Allora, si sa che purtroppo i numeri in Amazzonia, qualsiasi numero, diventa di dimensioni gigantesche e quindi è logico che oggi c'è un grande dibattito per capire come limitare l'avanzata dello sviluppo. Tuttavia, oggi c'è un dato anche che la popolazione dell'Amazzonia ci presenta ed è il più basso indice di sviluppo umano dell'America Latina. Per migliorare l'aspetto sociale di vita di questa popolazione c'è bisogno di uno sviluppo economico tutelato, con sensibilità. Tant'è vero che il presidente, dal canto suo, ha posto l'esercito per controllare, ma fino adesso in qualsiasi tipo di governo i controlli ci sono stati, anche se il territorio è così grande che di fatto io credo sia davvero difficile venire a trovare una soluzione unica del problema. Ringrazio di aver risposto a questa domanda che riscuote veramente una grossa sensibilità da parte dell'opinione pubblica. Al di qua dell'Atlantico noi stiamo percependo che il presidente Bolsonaro francamente sta portando avanti con determinazione importanti politiche industriali, quasi un po' a mettere in secondo piano il classico aspetto della priorità alle politiche agricole. Siccome anche noi avremmo molto bisogno di politiche industriali efficienti, in che cosa consistono un po' le azioni che sta facendo Bolsonaro per le industrie?
Allora, per capire la politica industriale del paese, secondo me bisogna partire da, di nuovo, le riforme che sono state realizzate. Le riforme hanno dimostrato credibilità e hanno dimostrato stabilità. La prima è stata quella del lavoro, che ha creato maggiori flessibilità e quindi più facilità di assunzione e reclutamento da parte del privato. Parallelamente il settore agricolo ha continuato uno sviluppo molto veloce e il ministro dell'economia attuale Paolo Guedes ha presentato un'agenda a livello internazionale di privatizzazioni creando un molto interesse da parte degli investitori internazionali. Secondo me è il treppiede che avrebbe dovuto alla fine di quest'anno, all'inizio del prossimo, portare i primi frutti Covid permettendo, ossia l'industria avrebbe seguito l'agricoltura e le privatizzazioni. Il Brasile è già un paese dal punto di vista industriale ben fornito. Forse il parco industriale è un po' obsoleto e allora i grandi capitali ne approfittano, le grandi compagnie ne hanno approfittato con la stabilità e con questo nuovo governo per aggiornare, modernizzare tutti gli investimenti. Molto bene. Siccome lei è il console onorario italiano in Brasile, le chiedo quanti sono ad oggi, sapendo che è sempre stata la comunità italiana una delle più forti in Brasile, quanti sono ad oggi i residenti italiani in Brasile? E rispetto agli ultimi 3 anni, prendiamo questo periodo di tempo in considerazione anche della crisi economica internazionale che, e soprattutto europea, ma italiana, abbiamo vissuto. Sono aumentati o diminuiti gli italiani in Brasile? Allora, inizio con l'ultima domanda. Noi siamo il paese che cresce maggiormente all'estero di italiani negli ultimi 3 anni. In Italia risiedono 60 milioni di abitanti, poi ci sono 6 milioni, 10% degli italiani potrebbero essere considerati quelli iscritti all'AIRE, ossia residenti all'estero. Di nuovo, di questi 6 milioni, il 10% risiede in Brasile, 600.000 abitanti. Tutti gli anni la popolazione italiana cresce di 30.000 nuovi cittadini italiani. Uno infatti dei servizi che ci occupa maggior tempo ed intasa le nostre segreterie sono le richieste di cittadinanza o di naturalizzazione. Naturalizzazione è ad esempio il brasiliano o la brasiliana che sposano l'italiano e quindi hanno diritto dopo 3 anni di richiedere la cittadinanza per naturalizzazione. E poi ci sono naturalmente anche per sangue, che sono gli immigrati che non hanno trascritto i figli quando sono nati e dopo una o due generazioni, noi siamo il paese molto generoso che indipendentemente dal numero di generazioni riconosciamo la cittadinanza al nipote, pronipote, sempre che lui presenti la documentazione dimostrando che è figlio discendente di un emigrato italiano. Adesso faccio un passo avanti e invece le chiedo sul fronte invece produttivo, commerciale, quante sono le imprese italiane e soprattutto dove sono maggiormente collocate nel Brasile? Purtroppo sono quasi tutte concentrate a San Paolo. San Paolo è il parco industriale più forte in assoluto, indipendentemente dalla presenza italiana. È stata fatta da immigrati italiani e rappresenta il 40% del prodotto interno lordo brasiliano. Ad un certo momento l'economia di San Paolo, dipendendo anche dal momento dei cambi, è superiore addirittura di tutta l'economia dell'Argentina. Abbiamo qualche altra grande realtà industriale al di fuori di San Paolo, come ad esempio la Fiat, che si trova nel Minas Gerais, e come ad esempio la Ferrero, sempre nel Minas Gerais. Purtroppo nel nord-est sono pochi e limitati i casi. Noi abbiamo di importante l'azienda Natuzzi Divani, la Pirelli, che però so che non è più italiana in questo momento, e delle concerie vicentine che ci stanno dando un po' di appoggio. Naturalmente negli ultimi anni sono stati anche forti gli investimenti di Enel Green Power con i parchi eolici e fotovoltaici per le energie alternative disponibili oggi, soprattutto nel nord-est. Quindi sulle rinnovabili anche molti investimenti. Prima di chiederle un po' e di entrare
nell'eterno problema dei dazi, volevo chiederle, lei quindi dirige, presiede un consolato, un'azienda italiana, anche se solo voglia delle informazioni di tipo commerciale o altro, quale tipo di aiuto potrebbe avere dalla sua struttura? Allora, noi possiamo indicare una serie di professionisti che sono stati prescelti da parte nostra. L'aspetto molto importante, è vero, è quello dei dazi, ma da non sottovalutare la manutenzione di una corretta, delle corrette scritture contabili. Il commercialista per pagare, il sistema fiscale brasiliano è un po' più complesso di quello italiano e oltretutto ha anche varie opzioni in cui l'imprenditore, la compagnia che opera in Brasile, può scegliere, dipendendo anche dal volume d'affari e naturalmente anche l'aspetto legale, conoscere bene le leggi per non trasgredirle e quindi tutelarsi a priori. Con noi abbiamo degli ottimi professionisti che possiamo indicare. Molto bene, le ricordo che mentre parliamo comunque in sovraimpressione poi passano tutti i riferimenti informativi perché magari qualcuno possa prendere contatto e conoscere meglio la vostra realtà. Torniamo al problema dei dazi, sono sempre stati un grosso scoglio per coloro che decidevano non solo di commercializzare ma molte volte anche per triangolare su altre aree dove avevano altri stabilimenti produttivi. Com'è la situazione DAS in questo momento? Il governo attuale ha capito che per modernizzare e per creare uno sviluppo veloce c'è bisogno di abbattere un po' queste barriere doganali e quindi ha già presentato nello scorso esercizio, l'anno passato, nel 2019, una serie di diminuzioni di dazi di una serie di prodotti. C'è stata la firma del protocollo d'intesa per far parte di un grande blocco economico con la Comunità Economica Europea. Se dovesse essere realizzato, ci troviamo di fronte, nei prossimi 10 anni, ad un problema totalmente risolto, perché non ci saranno più i dazi. Speriamo che succeda gradativamente per permettere alle aziende da una parte e dall'altra di riuscire ad aggiornarsi e rendersi competitive. Finalmente per molte aziende italiane sarebbe davvero un sogno. Quali sono i settori più interessanti che potrebbero appunto destare sollecitazione di investimento, ma anche solo di commercializzazione in questo momento in Brasile? Io penso che l'alimentare sia ancora un punto in cui l'Italia possa dire la sua. Abbiamo ancora le grandissime eccellenze del vino, dei formaggi, dell'olio in generale, della pasta, della nostra cucina mediterranea. Credo anche che sia possibile pensare a qualche gruppo interessato al turismo eventualmente. E poi naturalmente nelle regioni, soprattutto nel nord Italia, conosco la mia realtà, il Veneto, conosco la Lombardia, conosco l'Emilia-Romagna, troviamo quelle aziende metalmeccaniche di eccellenza che sicuramente potrebbero fare la differenza in un territorio come un mercato come il Brasile. Sono le ultime 3 domande, ringraziandola già anticipatamente per il modo esaustivo con il quale ci ha aperto davvero una finestra sul Brasile, dandoci e offrendoci anche delle informazioni molto importanti. Parliamo, e le chiedo, sempre rientrando nelle politiche di Bolsonaro, tutti ci siamo accorti che ha instaurato un bilaterale molto importante, molto efficace, performante con gli Stati Uniti, quindi con Donald Trump. Secondo lei, questa riapertura e questo consolidamento dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti un po' penalizza le aziende italiane sull'export? Ma guardi Bruno, io francamente non sono molto preparato dal punto di vista politico, penso però che nella politica di Bolsonaro sia una politica di buona vicinanza un po' con tutti i paesi in cui è possibile fare del business, senza discriminare l'Europa, senza discriminare la Cina e dando priorità solo agli Stati Uniti. Come le dicevo all'inizio, c'è stato un cambio di tendenza in Brasile con un governo di centro, di destra, liberale, in cui vuol dimostrare la propria, diciamo, vicinanza agli Stati Uniti. Io so che hanno proposto di eliminare il visto di turismo tra il Brasile e gli Stati Uniti.
Poi penso che per quanto riguarda l'imprenditore che debba fare degli affari in Brasile piuttosto che negli Stati Uniti o viceversa, il fatto che il presidente sia andato a cena o abbia avuto un ottimo scambio di rapporti personali con il presidente reciproco, insomma, poco importi. Sono un po' delle scelte, non dimentichiamo che durante i primi anni della presidenza Obama decise di spegnere un po' il riflettore sull'Europa privilegiando il sud-est asiatico, quindi da lì poi si mossero tutta una serie di conseguenze. Ultime due domande. Cosa possiamo dire a un giovane che intenda esplorare o cercare di realizzare il suo sogno nel paese carioca, visto che qui c'è una terribile crisi? Allora, guardi, il Brasile offre un sacco di opportunità, no? Per il fatto che è un continente, 210 milioni di persone, tutte giovani, quindi una forte anche domanda di mercato interno. Il consiglio che do ai giovani è di munirsi di un po' di capitale, perché purtroppo l'accesso al credito in Brasile è molto limitato ed estremamente caro, perché negli anni passati si è creato un oligopolio dei servizi finanziari. Noi ci troviamo di fronte a 4 banche private e 2 banche pubbliche, e quindi 6 banche che occupano il 90% del tessuto finanziario brasiliano, e di conseguenza i tassi sono altissimi ed estremamente limitati. Una considerazione: è possibile fare una società 100% di capitale appunto straniero, o bisogna avere un partner brasiliano? Purtroppo molti italiani sono stati in buona fede, in mala fede, mal consigliati, mal orientati, facendo credere che in Brasile ci sia bisogno di un partner brasiliano. Questo non è assolutamente vero. Esisteva questa legge, ma è una legge che penso già negli anni 80, in Brasile, fine anni 80, sia stata modificata. Non c'è assolutamente bisogno del partner brasiliano. C'è invece bisogno di due cose: dell'amministratore che sia residente in Brasile, ma non necessariamente brasiliano, può essere un italiano residente in Brasile. E c'è bisogno di dare le procure come socio, sì, ad un brasiliano, ma delle procure estremamente limitate a un residente in Brasile. E servono solamente per la corrispondenza ufficiale, ossia se devono essere notificati degli atti ad uno straniero, sì, magari l'italiano uno riesce a trovare l'indirizzo preciso, però magari un abitante della periferia di Shanghai è un po' più difficile, magari anche per questioni di lingua. Quindi c'è bisogno di un rappresentante legale che riceva eventualmente le notifiche o gli atti da parte del socio italiano. Nient'altro. Chiudo chiedendole l'uso di un aggettivo, uno solo per definirmi il punto di forza del Brasile e uno per definirmi il punto di debolezza. Allora, per quanto riguarda il punto di forza, è una domanda interna molto, molto importante, una domanda interna con molta sete di nuove proposte. E per quanto riguarda un aggettivo, per io più che limite direi che ci sono tante cose che il Brasile deve migliorare. Io mi auguro che la tendenza sia come quella precedente, ossia che nell'ultimo anno che la criminalità diminuisca e quindi si crei un po' più di sicurezza. Questo porta sicuramente a orientare gli sforzi e le attenzioni sulla parte produttiva più che sulla tutela del patrimonio o dell'incolumità della persona fisica. La mia era un po' una domanda gioco, perché se dovessimo guardare in casa nostra, l'Italia è in questo momento un aggettivo per definire e descrivere un po' tutte quelle che sono le lacune, con un paese fortemente con la necessità di ricrescere
e soprattutto di rinsaldare la sua speranza, la sua motivazione e la sua passione di rinascita, sicuramente appunto ne sarebbero avremmo dovuto usarne molti di più che uno. Io ringrazio davvero il console onorario dottor Andrea Garzera, che era collegato, che è collegato con me da Salvador in Brasile, per questa esaustiva esposizione e aver fatto luce su delle cose che erano un po' a tinte fosche da questa parte dell'Atlantico. Quindi lo ringrazio della sua partecipazione, delle informazioni che ci ha dato. Auguro a lui un buon lavoro. Un saluto a tutti gli italiani che in questo momento ci hanno seguito e grazie davvero, dottore. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, a disposizione. È stato un piacere. Ci venga a trovare se passa per il Brasile. Siamo sempre qui al consolato con porte aperte. Con molto piacere. Grazie, buonasera. Di nuovo.